Nel IX secolo a.C. il regno di Israele era formato da 12 tribù. Una parte del regno fu invasa e 10 di queste tribù scomparvero, nel senso che con ogni probabilità furono assorbite dagli invasori, come spesso succede. Eppure ancora oggi, dopo quasi 3.000 anni, c'è chi ritiene che queste tribù siano fuggite e si siano nascoste da qualche parte del mondo. E ancora queste tribù vengono ricercate. Dove? Beh, questo oggetto che ho qui davanti a me forse può essere d'aiuto, perché, come scoprirete, è intimamente legato alla storia di questa popolazione e tra l'altro possiede una peculiarità molto importante: riesce a vedere il futuro. Si diceva che riesce a vedere il futuro e, beh, vabbè, diciamo che vede il futuro presente.